Ciao a tutti, sono Boban Pesov e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, prima di iniziare a parlarvi di questa notte folle degli Oscar, volevo dirvi che venerdì, sabato e domenica sarò al Cartoomix per la presentazione del libro fumetto, libro illustrato, chiamatelo come volete, di Spermini alla riscossa. In descrizione troverete gli orari e anche la postazione di dove è situato lo stand di Magic Press per il firmacopie, ok? Va benissimo. Ora possiamo iniziare. Anche quest'anno sono passati gli Academy Awards. Io arrivo sempre in ritardo per quanto riguarda un video dedicato. Scusate, ma sono abbastanza lento e ci vuole abbastanza tempo per elaborare delle vignette e anche un discorso un po' logico. Se fino all'anno scorso l'argomento principale era Leonardo DiCaprio, Oscar sì, assolutamente, non azzardatevi a non dargli Oscar, se no vi uccidiamo, ci alleiamo con l'ISIS e vi facciamo l'attentato. Quest'anno, prima della grande nottata, non si parlava d'altro che di La La Land, ok? Diamo tutto a La La Land, ok? Si merita E la classica frase che ormai si sente dappertutto: guardate, mi fanno cagare i musical, però La La Land è frase che potrebbe uscire anche dalla mia bocca. Sono un po' testa di cazzo anch'io. Prima di arrivare al grande pasticcio sul finale degli Academy, principalmente la serata si è concentrata moltissimo su quella che è la figura di Donald Trump. Gli ultimi avvenimenti post elezione di Trump hanno portato a una continua polemica e critica nei confronti del neo presidente. Ormai non è una novità che gli artisti appartenenti a questo mondo schierarsi contro le decisioni di Trump. E l'Academy Award, diciamo che è stato l'evento fulcro ideale per poter comunicare anche dei messaggi importanti anti-isolamento, anti-scelte politiche che possono portare a delle conseguenze negative e altre scelte drastiche, come ad esempio il Musulman Ban. Anche il presentatore non si è decisamente trattenuto. Ogni occasione era buona per lanciare qualche frecciatina anche simpatica a Donald Trump. Come ad esempio la cosa di provocarlo su Twitter. Mi ha fatto parecchio ridere, devo ammetterlo. Anche su Twitter si scatenava un po' di guerra tra hashtag e provocazioni e boicottamenti e varie cazzate. Voglio essere un pochino patriottico, applaudendo il discorso, adesso non mi ricordo il nome, portate pazienza, degli italiani che hanno vinto il premio Oscar come miglior trucco per Suicide Squad. A parte il premio, che personalmente l'avrei preferito vedere per Star Trek come miglior trucco. Come ho detto, devo fare un applauso al discorso che ha fatto il vincitore. E ha voluto mandare un messaggio bellissimo, chiaro e forte, che l'arte non ha frontiere, non ha nazionalità, non ha razza. È una cosa che unisce tutti quanti. E lui stesso si è dichiarato come una sorta di immigrato che ha lavorato all'interno di un prodotto hollywoodiano, a contatto con tantissimi professionisti di diversa nazionalità. Ecco, è un messaggio bellissimo. E poi ha dedicato il suo premio a tutti gli immigrati. Per alcuni di voi può risultare banale quel discorso, però no. Io l'ho trovato bellissimo e un grandissimo applauso per questo grandissimo professionista. E complimenti per l'Oscar, ok? Nonostante, ripeto, avrei preferito darlo a qualcun altro, però questo non importa. È bello averlo visto in mano loro solo per questo discorso finale che è veramente, veramente profondo. Un'altra particolarità di questi Oscar del 2017 è il fatto che sono stati premiati diversi afroamericani. Miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista e poi alla fine miglior film, ma questo lo vediamo dopo. È una cosa bellissima, ci mancherebbe, è un messaggio importante, però l'ho trovato leggermente paraculo da parte dell'Academy, soprattutto se andiamo a pescare le varie polemiche che ci sono stati negli scorsi anni. Per chi si ricorda, ok, l'Academy è accusata di premiare solamente professionisti e artisti bianchi e di ignorare completamente la comunità nera. Non c'è nessuna discriminazione, l'ho trovata insulsa quella polemica, devo essere sincero. E questo paracularsi da parte dell'Academy l'ho trovato fastidioso. Poi, per carità, magari questi attori meritano veramente, non voglio dire nulla, però capite? È passato un anno dopo quelle polemiche. Il discorso ritorna. E arriviamo al clou della serata, della mattinata più che altro. Io ho fatto la live con Victor Lazzo, c'era anche V-Clave, ok? Ragazzi, cercate di non capitare mai in una live dove ci stiamo io e V-Clave.
perché finisce male. Perché veramente io e lui, quando siamo assieme, si crea una sorta di sinergia. Diventiamo due teste di cazzo e non smettiamo più di sparare stronzate. Ma questo è un altro discorso. Dopo tutto questo insieme di cose, ok? Polemiche su Trump, il fatto che sono stati premiati afroamericani, eccetera, eccetera. Diciamo che la serata si è chiusa in bellezza. Con la gaffe micidiale di Warren Beatty che premia La La Land come miglior film. A quanto pare lui ha ricevuto la busta sbagliata, oppure ha preso la busta sbagliata, quella dell'attrice protagonista, dove c'era scritto Emma Stone, che, oh mio Dio, quanto è gnocca Emma Stone, però quello è un altro dettaglio. E lui, leggendo La La Land, però è stata bellissima la scena, io non l'ho vista in diretta, perché sono subito scappato via la mattina, ho visto che ha vinto La La Land, ho detto no, vaffanculo, non doveva vincere La La Land, doveva vincere Arrival. Durante la live già stavo dormicchiando e ho detto non vedo l'ora di vedere il vincitore per andare a dormire, erano le 6 di mattina. I fortunati di voi che si sono visti la live mi hanno visto in uno stato pietoso, con la coperta bianca addosso. Era uno schifo, facevo tristezza, devo ammetterlo. Quando poi il giorno dopo mi sono rivisto tutta la scena, ho provato quella sensazione di vergogna, fastidio. È come vedere qualcuno per strada che all'improvviso si caga addosso e tutti quanti lo guardano e non sanno se ridere o sentirsi imbarazzati per lui. In quel momento guardavo la faccia di Warren Beatty completamente rifatta, però intravedevo il suo imbarazzo. Sembrava un vecchio rincoglionito, ignaro di tutto proprio. In quel momento tutta quella situazione mi faceva ridere, ma allo stesso tempo mi creava questa sensazione di malessere, soprattutto dopo che ho visto il produttore esecutivo di La La Land che, dopo aver fatto tutto il suo discorsone, dopo aver ringraziato famiglia, parenti, colleghi, vedersi sfumare, distruggere come un castello di carte, quando aveva il foglietto con scritto Moonlight Best Picture, si vedeva in quel momento la sua disperazione. Sembrava quasi Ralph Winchester quando c'è Lisa che lo rifiuta. No, avete presente? Ecco, la scena quando c'è Bart che fa vedere a rallenti lo spezzarsi del cuore di Ralph. Devo dire, epica la faccia di Warren Beatty. Però è stato furbo, ha fatto leggere La La Land alla tizia che era con lui. Bravo Warren! Tutta questa situazione, alquanto goffa e ridicola, ha buttato completamente nel cesso anche quello che è stato il messaggio di fondo della serata degli Oscar. Fiocchetti blu anti-Trump, tutti i discorsi fatti, tutte le cose, boom! Cestiniamo tutto. Perché il giorno dopo non si parlava d'altro che di questa figura di merda, ok? Quando il ridicolo supera quella che è l'arte stessa del cinema. Come ad esempio anche un film come Moonlight. Ok, la sua vittoria vale come non vale nulla. La La Land e Moonlight sicuramente saranno ricordati come due grandissimi film, ma anche come quelli che sono stati vittime di questa gaffe idiota, che sicuramente verrà ricordato per sempre nella storia del cinema, dato che è la prima volta che succede. Sembra quasi fatto apposta, non credete? Però io, essendo che sono anche un po' testina di cazzo, ho cercato di ipotizzare quello che è successo prima della serata degli Oscar. Ho cercato di ipotizzare attraverso una vignetta quelle che potevano essere le cause che hanno portato a questa gaffa, a questa situazione imbarazzante, ridicola, giullaresca. Suona malissimo. Sto facendo del becero complottismo. Come sempre potete trovare questa vignetta su selfie.com, il link in descrizione. Lì potete trovare altre illustrazioni, vignette, disastri d'arte, personaggi mai visti e così via. Tutto in alta definizione. Mi conviene sempre ripeterla sta cosa, perché c'è ancora gente che cazzo non ha capito. Alta definizione. Per il resto, che dirvi? Io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta! E ci vediamo al Cartoomix! Sta per uscire Spermini alla riscossa.